però ben pensarci, è circa 3 settimane dopo l'esorcista del Papa che non sono usciti film di merda, o almeno non così di merda. Questo è un segnale positivo. Ah, quindi non lo hai ancora visto? Oh mio Dio, perché sei qui? Cos'è che non avrei visto? Ma ovvio, il trailer di After 5. Ma come, ma perché? Ma un altro! Dio mio, non sono pronto, mio Dio! Vabbè, dai, dopo tanti anni voglio fare una cosa carina per te. Quindi ti dirò che questo è l'ultimo film di After. Oddio, io ti voglio bene. Oh, che bellezza, Gesù Cristo! Non ho cuore di dirgli che secondo me faranno anche degli spin-off. Allora, prima di iniziare con lo scempio più totale, vi ricordo che sul sito i Pumpkin, che trovate linkato in descrizione qui sotto, per qualche giorno ci sono tutte le magliette in catalogo a soli 12,90 € e poi c'è anche il 25% di sconto su tutti gli altri prodotti, quindi felpe, scarpe, zaini, costumi da bagno, chi più ne ha più ne metta, quindi date un'occhiata soprattutto alle magliette perché ci sono un sacco di stampe veramente carine e se volete potete aggiungere al vostro acquisto un paio di calze a vostra scelta dal catalogo e se usate il codice VILAZZLO le calze non le pagate, quindi se vi interessa sapete cosa fare, però adesso passiamo a questo trailer di After 5 uscito qualche giorno fa. In tanti mi avete chiesto di fare una reaction e la cosa che mi ha fatto più strano è che sotto al trailer ufficiale italiano su YouTube quasi tutti i commenti erano di persone che invocavano a gran voce una mia reaction oppure una mia recensione al film quando uscirà e io non ho aizzato in nessun modo questo comportamento, lo giuro, quindi mi ha fatto proprio strano perché è venuto spontaneo a tantissime persone. Per cui, siccome in tanti mi avete chiesto una reaction a questo trailer, voglio farla perché non l'ho ancora visto, non avevo il coraggio, pare sia il capitolo finale e c'è un commento in particolare che mi ha fatto morire dal ridere, ovvero, beh dai, per Victor Laszlo 88 sarà un po' come affrontare il boss finale ed effettivamente mi sento un po' come Zenigata in quell'episodio in cui era convinto che Lupin fosse morto perché aveva perso il suo più grande nemico. Ecco, da una parte sono contento che finalmente ci liberiamo di After, dall'altra mi mancherà uno dei più grandi nemici che abbia combattuto sul mio canale negli ultimi anni. Per cui vediamo cosa hanno architettato per questo ultimo capitolo della saga più putrida che il cinema abbia mai avuto il dispiacere di ospitare sugli schermi e da qualche tempo in realtà sugli schermi dei televisori per lo streaming. Vediamo un po'. Non faccio che riscrivere le stesse cose. Devo confessare che questa cosa che Durello sappia scrivere, in effetti, mi lascia sempre abbastanza perplesso. Però già nel film precedente aveva scritto un libro sbeffeggiando ulteriormente Tontessa. Ma alla fine i 6 ma non contano, o sbaglio? No, conta quello che hai fatto a questa povera ragazza che hai letteralmente distrutto con il tuo comportamento da stronzo psicopatico. Niente conta a questo mondo se Tessa non c'è. Ma in effetti, Hardin, senza Tontessa, ti vedo nervoso, che sei lì che spacchi il tavolo con i pugni perché non puoi maltrattare quella poveretta. Io continuo a pensare che è assurdo che si sia arrivati al quinto film senza che nessuno abbia chiamato la cazzo di polizia. Spero stia andando avanti con il nuovo libro. Muoiono tutti dalla voglia di leggerlo, Non posso rischiare che la gente si dimentichi di Non si mette fretta alla grandezza. Fino a ieri, questo idiota di Durello beveva metaforicamente l'acqua delle pozzanghere, poi ha avuto una relazione tossica con quella povera crista di Tontessa, ci ha scritto un libro sputtanandola. E adesso parla anche di grandezza. No, l'unica grandezza che vedo qui è quella del tuo ego malato. Si mette avendo dato 250.000 dollari di anticipo. 250.000 dollari di anticipo per uno che ha scritto una storia in cui sputtanava la sua ex? Ma dove sono gli avvocati quando ce n'è bisogno? Lo so, è una cosa bellissima. Ho visto Natalie a Natale. Mi ha chiesto di te. Vive a Lisbona. Ho visto Natalie a Natale. Cioè, io capisco che non sia colpa di chi ha adattato il film il fatto che questa si chiami Natalie, ma la frase mi ha ucciso. Lisbona. Ma di questo split screen in stile film indipendente ne vogliamo parlare? Ma che ci fai qui? Mi faccio perdonare. Devi andartene via.
Vorrei poter tornare indietro. Io ho voltato pagina, fallo anche tu. In realtà è preoccupante che questa occasione sia la quinta! Lo so chi sei, e se fosse per me marciresti in una cella. Di base sono anche d'accordo con questo personaggio, anche per me Durello dovrebbe marcire in una cella. Peccato che mi sono reso conto che quello è Benji di Benji e Fede! Che cazzo ci fa Benji di Benji e Fede? Questa saga non aveva bisogno di Benji e Fede per fare ancora più schifo! Che cosa sta succedendo? Ho sempre paura di fallire. E così finisco per rovinare tutto. No, tu rovini tutto, Durello, perché sei una persona con grossi problemi. E per cortesia, smettila di toccare Tontessa in quel modo, perché è inquietante. E tu, Tontessa, perché continui a farti mettere le mani addosso da questo individuo? Ti prego, fatti aiutare. Senza di lei non avrei avuto il libro, ma senza il libro almeno avrei ancora lei. Caro Durello, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, soprattutto se la futura moglie la tratti come stai trattando Tontessa da 5 cazzo di film! Non sono pronto a voltare pagina. Non puoi parlare di noi due in questo modo. Non posso pensare di vivere un solo momento in più senza te accanto, Tessa. Mi hai fatto veramente incazzare. Brava Tontessa, diglielo, ti ha fatto veramente incazzare. Non fare per la quinta volta lo stesso errore dei film precedenti, ti prego. Ah, testa di cazzo! Lo sappiamo che è Benjamin Mascolo. Lo sappiamo. E ne prende pure, cazzo! Senza di te, resto soltanto io. A pezzi, perso e solo. Questa frase di Durello sintetizza appieno il significato di relazione tossica. È facile pensare che la nostra capacità di amare sia limitata, soprattutto se hai il cuore a pezzi. Ma credimi, piano piano, alla fine guarirai. Ma non è dalle delusioni d'amore che deve guarire. Deve guarire da tutta la merda che ha dentro, che lo porta ad avere delusioni d'amore che si traducono in lui che tratta di merda le ragazze che a un certo punto lo mandano a fanculo, mi sembra ovvio! Non sai quanto sei fortunato a passare il resto della vita con l'altra metà della tua anima. Finché non passi la vita senza di lei. In quella scena Durello sta per sposarsi, io ho già capito cosa sta per succedere e mi sento male. Ho letto il tuo libro, quindi che è successo, Contessa? È successo, cara Natalie, che Tontessa non ha rispetto per se stessa e ha lasciato entrare nella sua vita questo mostro che distrugge. Quel prossimamente è inquietante, manco ci avessero detto che tra un po' arriverà un'epidemia di colera. Ragazzi, che cosa si può dire di questo trailer se non che finalmente stiamo arrivando alla fine di questa saga, ma temo che sarà durissimo sopportare anche quest'ultima visione. Uno potrebbe dire, ma non guardarlo, ma siccome è ormai una tradizione devastare i film della saga di After, stringere i denti per l'ultima volta. Io so solo che questo trailer è identico a tutti gli altri, però la situazione è aggravata dal fatto che è la quinta volta che vediamo Durello fare cazzate, maltrattare Tontessa e distruggere tutto ciò che tocca con lei che ancora gli dà corda e lo accarezza e si fa accarezzare e lo bacia, ma adesso c'è di mezzo anche il grande Benjamin Mascolo, che suppongo sia in questa porcheria di film perché è stato per parecchio tempo con Bella Thorne, con cui per appunto ha avuto una relazione, si sono lasciati, però credo che la sua ingombrante presenza sia rimasta un minimo nell'immaginario collettivo all'estero, ed essendo un film per ragazzine hanno voluto prendere un ragazzo belloccio che avesse un minimo di notorietà anche negli Stati Uniti d'America, pur essendo italiano, quindi anche questa sorta di fascino per loro esotico, ed è tamarro come non mai. Devo essere sincero, vedere il personaggio di Benjamin Mascolo preso
a pugni da Hardin mi ha scatenato sensazioni contrastanti. Da una parte, vedere un personaggio interpretato da Benjamin preso a pugni è una soddisfazione, dall'altra mi dà fastidio che Durello picchi chi che sia, perché le mazzate se le meriterebbe solo lui. Io non lo so, di solito do il beneficio del dubbio ai film prima di guardarli, però mi sento di pensare che questo After 5 potrebbe essere una merda peggio dei precedenti, perché è la conclusione di una delle saghe più assurde che si siano mai viste. Di fatto non sono 5 film, è un film ripetuto per 5 volte, perché la dinamica è sempre la stessa: Tontessa che si fa trattare male da Hardin, a un certo punto una presa di coscienza, sembra che stia per mandarlo a fanculo come si meriterebbe, ma no! Ah, Durello fa qualcosa per cui Tontessa stravederà e cambierà idea e torneranno insieme, solo che questa volta suppongo che sia qualcosa di definitivo. Io in realtà so cosa succede e ho molta paura a vederlo messo in scena. Tra l'altro mi hanno detto che questo film potrebbe essere parecchio diverso rispetto ai romanzi, e in effetti c'è una cosina che potrebbe non succedere e che in effetti sarebbe stato forse un po' troppo. Vedremo, sta di fatto che io sono allucinato e sta per arrivare questa ultima boss fight che combatterò con vero piacere utilizzando una spada di 3 metri. Per cui attendiamo questo After 5 sperando che finalmente ce lo siamo levati dalle palle dopo questa. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi in un commento qui sotto, mi raccomando. Io vi ringrazio per avermi dato ascolto e noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille e ciao a tutti.